Senti Bella! Ginny, il mio fidanzato dice che sono brutta, ma lui è ricco, cosa faccio? Aspetta, io non ho capito. Lui è ricco, sta con lei anche se è brutta? Sì, amore, così ha scritto la ragazza. Senti Bella! È l'uomo perfetto, tanto ricco. Ginny, la mia migliore amica, si è fidanzata con il mio ex. Questa cosa mi dà molto fastidio. Cosa le dico? Tu vai da lei con calma e gli dici: senti Bella, c'è chi mangia caviale e c'è chi mangia gli avanzi. Buon appetito, tesoro. Ginny, una mia amica mi amava, ma ora l'amo io. Cosa dovrei fare? Cioè, mi sa che lei adesso non lo vuole più questo qua, capito? Senti Bello, prima fate i fighetti pensando di essere chissà chi. Poi quando noi scopriamo che siete dei pupazzi, tornate indietro come dei cognolini. Attaccate a Trump. Ginny, un'altra domanda d'amore per te. Questa ragazza ti chiede: Ginny, ho scritto al ragazzo che mi piace e mi ha risposto facendo il simpatico. Che gli posso scrivere per vedere se gli piaccio? Gli scrivi. Senti Bello, ti piace sì o no? Non ho tempo da perdere. Ah, proprio così. Amore, questa ragazza ti chiede aiuto. Ginny, la mia migliore amica, ci prova col ragazzo che a me piace. Cosa faccio? Vai da lei sempre con calma e gli dici: senti Bella, una panda arrugginita non può mai superare una Ferrari a testa rossa. Stai parcheggiata in box, Bella. Oh Ginny, poverino questo ragazzo, ti scrive: una ragazza mi ha lasciato dopo che gli ho regalato una collana, cosa devo fare? Vai a festeggiare, no? Ecco, brava amore, vai a festeggiare perché una ragazza così non ti merita, non ci sono... Che c'è amore? Puoi fare un po' di silenzio per cortesia? Non più. Vai a festeggiare perché se becchi una come me, altro che solo una collana, ti spennavo Bello e poi ti lasciavo. Poverino, la lascia stare. Stai single. Diglielo, stai single. No. Ginny, il mio ragazzo mi ha chiesto di sposarlo. Che faccio? E sposalo. Basta che hai soldi. Ah, tu dici deve avere i soldi, così fanno la comunione dei beni e poi dopo festeggia. Che cosa? La comunione dei beni, amore. Allora, è vero, la comunione dei beni è come se io e te domani ci dovessimo sposare, facciamo la comunione dei beni, poi quello che è tuo sarà anche mio e quello che è mio sarà anche tuo, Senti Bello, questa cosa non mi piace proprio, quello che è mio, quello che è tuo è mio.